Bentornati Divine Divine sul mio canale. Oggi lettura sulle energie della settimana dal 19 al 25 di agosto e vediamo che cosa ci riservano per maschile, situazione attuale, energia in atto, evoluzione, femminile, situazione attuale, energia in atto, evoluzione. Questa settimana che è la settimana del plenilunio in acquario con quadratura secca di Urano e quindi proprio al plenilunio, quindi diventa una cosa veramente, come dire, qua o crolla tutto o deve crollare tutto, se ovviamente permettiamo che questo crollo avvenga, l'impossibile diventa realtà. È una rottura drastica, drastica col passato, ecco perché parliamo di portale 888, oggi che sto registrando è il 17, quindi un altro portale 888, e ci sarà il portale del 26, la settimana successiva, quindi abbiamo proprio la rottura, abbiamo detto 888, energia sia di Saturno che plutonica, quindi qua il cambiamento è assoluto. E poi la simbologia del plenilunio, abbiamo detto anche con la lettura che ho fatto sul plenilunio, è veramente qualcosa che cambia completamente le carte in tavola, quindi sappiamo che ne vedremo delle belle se permettiamo ovviamente all'anima di fare i suoi, diciamo, di portare nella nostra vita dei cambiamenti importanti. Se resistiamo, magari saremo anche costretti al cambiamento, ma non lo affronteremo, diciamo, con l'energia giusta, quindi continueremo a perpetuare quelle che sono delle energie karmiche. Perché nessuno ci costringe al cambiamento, siamo esortati al cambiamento, magari anche in modi piuttosto, come dire, forti, quando io dicevo nella lettura precedente di sbattere la testa contro il muro del karma, ecco lì ci verrà mostrato quanto sbattiamo ancora, ci ostiniamo a mantenere dritti questi muri che devono essere invece abbattuti con queste configurazioni, ma tutto deve avvenire dentro di noi. Se noi non ci accordiamo all'anima, ovviamente le energie che arrivano dal di fuori non possono fare granché. E allora andiamo a vedere che cosa ci riserva questa settimana sia per fiamme gemelle, anche altri tipi di relazione. Sappiamo che ognuno recepisce le energie esattamente nella sua vibrazione, quindi quello che le fiamme gemelle comprendono di questa lettura sarà, diciamo, diverso, a vibrazione diversa di quello che comprendono persone in altri tipi di relazioni con vibrazione diversa dalla fiamma. Quindi vediamo un po' che cosa ci riservano. Eccola qua, vedi che io ogni tanto ho delle intruse, giusto due, e non perdo l'occasione perché chiaramente se me ne trovo proprio lì adatte alla lettura, prendiamo il suggerimento. Ok. Comunque una cosa importantissima è che è il femminile che sta prendendo coscienza, consapevolezza del suo valore e di conseguenza il maschile non può far altro che agire, e lo abbiamo detto con la lettura, se non l'avete sentita vi invito a andarla a riascoltare, di Marte in congiunzione con Giove, che è un maschile che ovviamente sentendo il femminile diventare imperatrice o assume la sua corona, o se il femminile è ancora nel karma e quindi ci sono ancora conflitti nel femminile, chiaramente prende, brandisce la spada, e allora lì ci sono ancora dei conflitti da dover gestire. Quindi ovviamente la cosa fondamentale è sempre il lavoro su di sé. Ok, un po'. Oh, qua c'è, vedete che si è già girata da sola la carta. Vediamo un po', me ne sono saltate troppe. Oh, oggi saltano come mai? Prendiamone una così, perfetto. Ok, allora vediamo un po'. Perfetto, mi
Vediamo cosa ci riserva questa settimana. Allora, se c'è ancora qualcuno che non sta vedendo chiaramente i cambiamenti nel suo maschile, ecco, c'è ancora un lavoro di equilibrio che deve essere ancora raggiunto. Quindi, ecco, in questo caso mi sta dicendo c'è ancora da svincolarsi. È un maschile che è ancora un po' addormentato. Perché? Perché ancora deve svincolarsi da quello che è il giudizio degli altri. Quindi, se avete visto dei cambiamenti epocali nella nostra vita, questa lettura probabilmente, ecco, è rivolta più a quelli che invece hanno delle controparti maschili che ancora non sono in azione, ancora non hanno ho contattato, perché ce ne sono un'infinità e me lo state confermando privatamente nelle letture private. Ecco, sto vedendo veramente di fiamme, ma anche non fiamme, che dopo anni tornano a contattare. È qualcosa di è veramente estremamente inaspettato. Però ecco, ci sono ancora quelli che devono raggiungere il loro equilibrio. E infatti qua mi stanno dicendo che stanno lavorando proprio all'equilibrio interiore per distaccarsi da quelle che sono ancora il giudizio degli altri. Attenzione che però, se siete fiamme, se il maschile è ancora in questa situazione, perché il femminile deve ancora andare a quietare dei conflitti interiori. Quindi sappiate che siamo sempre specchi, siamo sempre uno. E infatti qua mi sta dicendo che per poter risvegliarsi c'è ancora bisogno, ancora un pochettino di tempo. Però l'energia dell'anima sta agendo, sta portando già i cambiamenti, sta facendo entrare il maschile nel suo cuore, quindi a contatto col femminile per aprire appunto questo portale nuovo. Lo sappiamo che abbiamo il portale che durerà fino alla fine di agosto, con ancora un picco nel 26 di agosto. Quindi quell'888 porterà ancora cambiamenti che fino ad adesso non si sono ancora visti. Quindi non desistete, se però chiaramente siete ancora nei conflitti, siete ancora nella paura, siete ancora nell'attaccamento, ci sono ancora persone che dopo un sacco di silenzio del maschile sono ancora lì che attaccate, quando torna e sto soffrendo, e quando siete ancora in questo modo, in questa situazione, il portale è chiuso, serrato a doppia mandata. Sappiate che fin quando non trovate la vostra indipendenza, questo non significa che non amate più. Amate, amate a più non posso, ma senza attaccamento, senza bisogno. Allora lì sì che si spalanca il portale. Se no, se siete ancora nella sofferenza, nella paura, nell'attaccamento, quella chiave ancora, magari la possedete, la tenete in mano, la tenete in tasca, ma non la state usando perché ancora non può spalancare il portale. Quindi non siete voi a essere vittime del fatto che gli altri hanno cambiato tutto, hanno cambiato linea temporale. Io no, sono la solita sfortunata, ma l'universo, Dio ce l'ha con me? No, sei tutto, tu fai tutto tu da solo o da sola. Ricordiamocelo. E infatti qua mi stai dicendo, guardate, concentratevi su quello che sentite, cioè perché qua, cioè le stelle stanno dentro di voi in realtà, Tutto avviene nelle vostre relazioni in risonanza con quello che avete dentro. E il maschile ci sta lavorando, quindi c'è ancora un pochino di tempo, qua per qualcuno. Un tempo potrebbe essere anche appunto magari in un altro portale, oppure magari alla fine di questo portale qui. Ma non stiamo lì a chissà quando, perché siamo nell'impazienza, siamo nella sfiducia del riguardo all'anima. L'anima sa esattamente cosa deve fare. Quindi, se noi siamo nella sfiducia, oddio, se, no, e se non torna entro la fine di agosto, oddio, allora chissà quando ci sarà il prossimo portale, state serrando la porta invece di aprirla. Siamo molto chiari. E qua sta cercando il suo equilibrio, sta trovando il suo equilibrio, sta entrando nelle sue profondità, sta entrando in quello che è il sentire il potere superiore che si manifesta nella sua vita, sta sentendo il richiamo della sua fiamma, della sua amata, anche se non è fiamma. E però sta ancora ascoltando i messaggi della sua anima, perché l'anima parla attraverso le emozioni, ancora attraverso situazioni di paura e di sofferenza che va ascoltate, se no, pur di farsi sentire, chiaramente l'anima porterà situazioni in cui, se non basta un toc, vi farà fare un toc toc, e prima o poi sfonderà la porta, perché se non ascoltate sarà sempre più, vi metterà di fronte delle situazioni ancora più, diciamo, sconvolgenti e anche, tra virgolette, spiacevoli, perché se non basta un richiamo, l'altro e l'altro, prima o poi dovrà richiamare la vostra attenzione. Quindi qua c'è proprio la trasformazione in atto. Fate un respiro profondo, anzi un maschile che fa un respiro profondo e si, come dire, si immerge
in quella che è l'amore per la sua fiamma. C'è ancora nostalgia, come vuol dire, nel senso che è un po' come se veramente sentisse di dover contattare la sua fiamma, ma ci sono ancora dei messaggi che l'anima sta mandando e di cui si deve occupare, soprattutto riguardo al giudizio degli altri. È un qualcosa che parla proprio di staccarsi dal giudizio degli altri, quindi qua c'è ancora del fuoco che va guardato, anzi, scusatemi, con questa carta sta sentendo il fuoco dell'unione sacra che sta spingendo, quindi non è fuoco di sofferenza, ma è un fuoco d'amore, un fuoco creatore, e quindi qua è il fuoco che chiama una nuova vita. Ricordatevi che è nel momento del cambiamento, deve solo occuparsi appunto ancora di qualche paura, di qualche inibizione, di qualche, guardatela, qualche croce che evidentemente ancora il femminile non ha sciolto dentro di sé. Ricordate che prima il femminile scioglie i blocchi dentro di sé e dopo il maschile manifesta questo scioglimento nella materia, quindi aggiustando, magari sciogliendo dei legami karmici, sciogliendo delle situazioni di blocco, però c'è ancora qualcosa che deve essere visto. Infatti questo è il messaggio dell'anima, l'anima fluisce, porta il messaggio riguardo a una croce, a una sofferenza di cui paura, inibizione, però c'è il fuoco creatore dell'anima che sta cercando di occuparsi di tutto questo. Infatti il maschile sta prendendo in mano la sua vita, sta prendendo delle direzioni, sta prendendo delle decisioni, si sta dirigendo verso il portale. Eccolo qua, la ferita che ancora blocca, ne abbiamo parlato più volte, è una ferita di tradimento. Cosa vuol dire? Che ancora magari un maschile che tiene piede in due scarpe, è la sua ferita, sente il messaggio dell'anima che dice di andare verso l'unione sacra, ma se il femminile non ha sciolto la ferita di tradimento dentro di sé, ovviamente il maschile ancora è rallentato perché non riesce a gestire questa ferita di tradimento. Ricordatevi che io parlo per le fiamme, chiaramente in questo caso se ancora voi non avete il coraggio, non prendete in mano la vostra vita, non avete coraggio di mettere in atto quei cambiamenti fondamentali e state ancora ad aspettare che lui torni, che lui cambi le cose, state tradendo voi stesse, e lui mostrerà questo tenendo in piedi il piede in due scarpe. Quindi attenzione che questa settimana di cambiamento epocale per qualcuno mostrerà ancora queste ferite. Cos'è che dovete andare a cambiare? Ecco, probabilmente Urano in quadratura secca con il plenilunio vi dirà: questo è quello che dovete cambiare, se non lo cambiate perdete l'occasione, ce ne saranno altre, ma il tempo passa. Ok, quindi è fondamentale, il messaggio di questa settimana è proprio quello: andate a guarire una ferita di tradimento. Il maschile se ne sta occupando, perché solo prendendosi cura di quello che è il fuoco dell'anima, e lo sta facendo, c'è l'aprirsi del portale. Quindi qua i fuochi che diventano da fuoco di sofferenza diventa fuoco creatore, prendersi cura di se stesso e infrange i confini. Lo sta facendo, ci vorrà ancora un pochino di tempo proprio in base a quello che la sua fiamma fa. Se non siete fiamme, ecco, ci vorrà un po' di tempo prima che il maschile possa sbloccare delle situazioni del suo presente. Voi comunque con la vostra energia, col vostro lavoro interiore, influenzate, anche se non siete uno come le fiamme, influenzate il lavoro del maschile. Quindi anche qui sempre il femminile a dover lavorare per primo. Poi chiaramente il primo si fa per dire, perché siamo uno, fiamme, e a un livello diverso, insomma, comunque siamo sempre uno. E il femminile, ok, si sta voilà. Infatti stavo dicendo che se il maschile è qui ancora bloccato in una ferita di tradimento, è perché il femminile sì, si sta liberando dei pesi, sì, sta centrandosi nel suo cuore, sta cercando di seguire quello, il cammino dell'anima, e vuole manifestare i suoi desideri, ma ancora ha a che fare con una ferita di scarso valore di sé. Questo è contentarsi delle briciole. Basta contentarsi delle briciole, lui tiene il piede in due scarpe perché voi ancora siete nello scarso valore personale. Prendete in mano questa situazione, perché il maschile sano è quello che prende in mano questa situazione, conosce esattamente il suo valore e non accetta più le briciole. Il maschile sano dentro al femminile, io parlo di energia maschile, e il maschile, ovviamente quello incarnato, mostrerà il cambiamento. Quindi sì, prendete in mano la situazione, lavorate su quello che è il valore di sé, che porta sempre con sé altre ferite, che sicuramente è legato alla ferita di tradimento che abbiamo detto. Se il femminile non è nella sua sacralità e si accontenta delle briciole,
briciole, sta tradendo se stessa, e lui manifesta tutto questo con proprio tenere il piede in due scarpe. E magari, sai, contento lei, però sto sempre con la mia, con mia moglie, con me, ma ci sono sempre queste situazioni a tre. Tensione, le situazioni a tre. Questo mi stanno dicendo. Probabilmente, io ti dico, qua c'è proprio un lavoro che deve essere fatto esclusivamente. Vabbè, il femminile deve essere, dare fiducia a se stessa, perché conosce il suo valore. Perché qui il centro sarà una ferita di tradimento. Tenere i piedi in due scarpe. Attenzione, perché o verranno svelate delle situazioni che sono in atto e quindi vi costringeranno a far fronte a questa situazione, quindi prendere in mano il vostro lavoro e cominciare a non accontentarsi più, oppure ci sarà proprio la consapevolezza di questo Urano che infrange, diciamo che dà questa battostata in testa con il plenilunio del 19 in acquario, che vuol dire qua veramente cambia completamente tutto. Sarete portati a voler cambiare tutto e mettere in pratica questo cambiamento in un modo o nell'altro. Qualcuno con una mazzata che magari viene fuori alla luce del sole, per qualcun altro ci saranno delle comprensioni profonde, qualcun altro avrà la comprensione di basta, adesso non mi accontento più, e quindi di lì veramente c'è il cambiamento. Chiaramente lui ci metterà ancora un po' per manifestare tutto questo, quindi siete ancora, diciamo, un po' nel, come dire, il passaggio. Alcuni sono ancora sul passaggio del portale, non siete ancora dentro. Se siete ancora in queste situazioni, arrendetevi, lasciate andare l'attaccamento. Fin quando c'è attaccamento, il maschile è lontano, rimane lontano. È una cosa fondamentale. E qui, ok. Sì. Il femminile si sta liberando di tutti quelli che possono essere i blocchi alla manifestazione dell'unione. Qua c'è proprio tanta manifestazione, tanto ascolto, tanta liberazione, tanto lavoro, ma rimane comunque, guardate, laddove c'è, e comunque se notate è proprio la fila proprio della ferita, qua. Scarso valore di sé, c'è ancora qualcosa che deve essere tagliato, quindi anche qui c'è da aspettare. Quindi per qualcuno c'è ancora da aspettare, entrare nell'energia femminile per creare l'unione e lavorare sulla rabbia. Attenzione che se escono fuori delle situazioni di tradimento, comunque voi state tradendo voi stessi, magari il maschile tiene i piedi in due scarpe, probabilmente, ecco, per qualcuno ci sarà proprio sbattere la testa contro questa ferita di tradimento e potrebbe insorgere la rabbia. Ma attenzione che la rabbia è un messaggio dell'anima per farvi capire laddove c'è la ferita, quindi dover andare a lavorare. Ecco, quindi è una più una stesa per quelle persone che sono ancora bloccate e sono ancora nel passaggio del portale. Infatti guardate che qua c'è ancora una porta che non si sta aprendo, è una porta che con la saggezza, solo lasciando andare gli ultimi blocchi, ci sarà proprio il passaggio. Quindi ancora qualcuno non è ancora nel portale, c'è ancora sofferenza, c'è ancora attaccamento, c'è ancora ferita di tradimento. Ecco, qua se il maschile viene integrato nell'energia del femminile, allora comincia a esserci il cambiamento, ma ci vuole ancora un po' di lavoro, quindi è anche un po' di amore per se stessi. Fin quando non amate voi stessi non si può sbloccare nulla. E quindi guardate che sì, è proprio questo, lo spirito crea la materia, state creando voi il vostro portale, le vostre prove, le vostre sfide, e quindi in base al quanto siete nella vostra autorità o date autorità a quelle che sono le persone esterne a voi o degli schemi, ecco lì state creando la vostra sfida, il vostro portale. L'abbiamo detto più volte, qua mi stanno dicendo, ecco, cercate di entrare nella vostra sovranità, perché solo in questo modo ci si può alzare dagli schemi e quindi creare una realtà molto molto più sana. Quindi qua ci sarà veramente un'apoteosi di batoste, ecco, qualcuno arriverà a essere proprio, l'ho detto nella lettura precedente, sbattere la testa contro questo muro perché voi possiate vederlo, perché adesso Urano vi dice dovete assolutamente cambiare, perché se no rimanete indietro, chiaramente l'anima vi porterà sempre a delle situazioni di aiuto, vi aiuterà sempre, ma questo è il cambiamento più grande che potreste avere nella vostra vita. Quindi è importantissimo rendere, proprio ascoltare questo messaggio. Tanti sbatteranno la testa contro il muro, perché questo muro va abbattuto. Adesso Urano vi dice abbattiamolo, andiamo oltre. L'acquario vi dice adesso si salta oltre, se c'è il muro non riuscite a saltare. Divine, vi ringrazio della vostra attenzione, un abbraccio e a presto.